Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video, video in cui faremo il mercato dell'Udinese. Prima di iniziare, come ogni video di recente, devo dirvi di andare sul canale di Fact Design e dare un'occhiata perché fa un grandissimo lavoro. E voi direte: perché sta dicendo questo? Perché il mio amico, nonché grafico Fact Design, ha deciso di darmi una mano per continuare questa serie, quindi monterà lui ogni episodio di questa serie per portarla a termine. Quindi, come grande grazie, potrete tranquillamente andare sul suo canale e dare un'occhiata. L'Udinese, come di consueto, avrà delle regole rigide, ovvero prendere giocatori non conosciutissimi. Se li prendiamo conosciutissimi, non li prendiamo comunque fortissimi, perché comunque l'Udinese ha queste regole. E soprattutto, dopo tutte le cessioni, dovremo chiudere con un totale di 40 milioni di attivo, ragazzi. 40 milioni di attivo, sarà un'impresa, ma noi ci proveremo volentieri. Partiamo subito. Portieri: Karnezis, Skuffe, Berkic, Kelava, Meret, Perisan. Karnezis lo venderei per 4 milioni e mezzo di euro, così come venderei Berkic per 3 milioni. Mi dispiace ragazzi, ma a me fanno schifo entrambi. Kelava e Meret li presterei, il primo in Serie B, il secondo in Serie A. Skuffe lo terrei volentieri per fare il secondo e magari provare a tornare ai livelli passati, mentre come terzo terrei Perisan. Per quanto riguarda il primo portiere, prenderei De Santis. Vuole giocare e si è svincolato dalla Roma. Sarebbe un ritorno gradito, secondo me, e servirebbe per dare sicurezza nel mentre Skuffe cresce. De Santis, Skuffe e Perisan è un attivo di 7 milioni e mezzo. Passiamo ora alla difesa. Qui in difesa al centro abbiamo Samir, Danilo, Erto, Angella, Wague, non so come si dice Wague, Bubnic e Felipe. In difesa ci servono 6 nomi. Samir lo terrei perché mi piace molto, così come terrei Danilo e Erto, che sono buoni. Angella lo saluterei per 3 milioni e mezzo, poiché ha mercato in Premier. Wague mi piace, ma non è pronto, quindi sarei propenso ad un prestito. Infine Bubnic e Felipe, insieme vendendoli spero di farci 2 milioni. Avremo quindi solamente Samir, Danilo e Erto ed un attivo di 13 milioni. Per quanto riguarda gli acquisti, innanzitutto è già arrivato Masavu King dal Granada 0. A questo punto servono altri due. Uno è Goldaniga, che vale sui 7 milioni di euro e fa parte della politica dell'Udinese ad investire sui giovani. Infine opterei per Eli e cercherei di prenderlo tutto, non solo in prestito. Ad oggi vale circa 4 milioni di euro e per me sarebbe ottimo. A questo punto la nostra difesa sarebbe la seguente: Samir, Goldaniga, Eli, Erto, Danilo e Masavu King, e avremmo un bilancio in attivo di 2 milioni di euro. Detto questo, possiamo passare agli esterni e agli esterni di destra, in quanto l'Udinese gioca senza terzini. Qui abbiamo Widmer, Edenilson, Folchier, come si dice, Faraoni, Piris. Widmer ad oggi è ancora dell'Udinese e io lo terrei come titolare. Edenilson non mi piace e lo cederei per 3 milioni di euro, così come Faraoni per 1 milione e mezzo e Piris per 3 milioni e mezzo. Insomma, questo vale e questo hanno mercato. Invece Folchier lo presterei volentieri. Inoltre è già arrivato dal San Paolo come panchinaro Ewandro per 3 milioni. Quindi sulla fascia destra avremo Widmer ed Ewandro ed un attivo di 7 milioni di euro. Passiamo ora agli esterni sinistri. Qui abbiamo Gabriel Silva, Armero, Ali Adnan, Insua e Stupinan Newton. Qua dobbiamo solo vendere. Per il titolare terrei Ali Adnan, che mi piace moltissimo, e come panchinaro va benissimo Gabriel Silva, che crescerà tantissimo e per me potrà essere il futuro titolare. Armero è stato arrestato, quindi ciaone. Insua lo venderei per 2 milioni di euro, mentre per Newton e Stupinan spero di farci 1 milione fra entrambi. Quindi avremo qui a sinistra Ali Adnan e Gabriel Silva e un bilancio in attivo di 10 milioni di euro. Passiamo ora al centrocampo. Qui ci troviamo con Guilherme, Lodi, Zielinski, Bruno Fernandes, Badu, Alfredson, Iniguez, Merkel, Marchinho, Panagiotis, Koné, Balic, Lucas Evangelista. Guilherme vale 3 milioni di euro e quindi ciao anche a lui. Lodi lo lascerei partire per 500.000 euro anche, comunque ce li fai, è sempre un buon giocatore. Zielinski andrà via per 15 milioni di euro, io lo terrei, ma è quasi ufficiale ormai che se ne va, quindi è inutile trattenerlo. Bruno Fernandes e Badu invece li blinderei perché sono troppo importanti per l'Udinese. Anche Alfredson terrei volentieri. Iniguez, Merkel e Martigno tutti via, sperando di farci 3 milioni e mezzo fra tutti quanti. Infine Panagiotis, Koné e Balic per me sono fortissimi e vanno tenuti. Lucas Evangelista diventerà forte, ma per ora lo presterei, non c'è spazio all'Udinese, troppi centrocampisti forti. Inoltre il Pescara ci dà 4 milioni di euro per il riscatto di Verre, ben venga. Quindi qui abbiamo Bruno Fernandes, Badu, Panagiotis, Koné, Alfredson e Balic, e abbiamo un bilancio in attivo di 36 milioni di euro.
Qua per me servono almeno altri due centrocampisti per eventuali cambi di modulo, visto il 3-5-2 di Iachini. Il primo è già arrivato ed è Fofana, comprato per 3 milioni e mezzo dal Manchester City. Il secondo che prenderei è Duda, che ha la clausola rescissoria di 4 milioni di euro e sarebbe il centrale che dà la qualità che manca. Quindi avremo Bruno Fernandes, Badu, Panagiotis Koné, Duda, Alfredson, Fofana e Balic e un bilancio in attivo di 28 milioni e mezzo di euro. Passiamo ora all'attacco. Qui in avanti abbiamo Alexis Zapata, Torge, Nico Lopez, Matos, Duvan Zapata, El Arabi, Arbuí, Terò, Aguirre e Perica. Allora, Alexis Zapata lo ripresterei, prima o poi esploderà, ma ancora non è pronto. Torge basta, ha deluso, ha mercato e ha anche offerte di 4 milioni di euro, quindi basta, ha rotto, salutiamolo. Nico Lopez è forte, ma anche lui non è pronto. Sono arrivate offerte di 5 milioni, io lo cederei, ma mettendoci magari una ricompra a 8. Matos invece lo presterei. Arbuí è appena arrivato a 0 e lo presterei subito, mentre per Aguirre accetterei l'offerta fatta di 2 milioni e mezzo di euro per quello che ho sentito. I terrei sono Duvan, fortissimo, e Larabi, che mi piace tantissimo, e Perica come panchinaro, poiché mi piace tanto anche lui. Infine Toro, come avevo detto nell'Atalanta, lo scambierei con Pinilla. Quindi l'attacco sarebbe il seguente: Pinilla, Duvan Zapata e Larabi, Perica, e avremmo un bilancio in attivo di 40 milioni di euro. Quindi la formazione finale con il bilancio in attivo di 40 milioni di euro sarebbe la seguente: in porta De Santis, Scuffè, Perisan, difensori centrali Goldaniga, Samir, Eli, Erto, Danilo, Masanu King, esterni destri Widmer e Dewandro, esterni sinistri Ali Adnan e Gabriel Silva, a centrocampo Bruno Fernandes, Badu, Panagiotis Koné, Duda, Alfredson, Fofana e Balic, in avanti Pinilla, Duvan Zapata, El Arabi e Perica. Il 3-5-2 di Iachini a questo punto dovrebbe essere il seguente: De Santis fra i pali, in difesa Goldaniga, Erto e Eli. A centrocampo centrali sarebbero Bruno Fernandes, Badu, Duda, gli esterni larghi Ali Adnan e Widmer, in avanti Pinilla e Duvan Zapata. Questa era la mia Udinese dell'anno prossimo, dell'anno insomma che sta per venire per l'Europa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video vi ha fatto cagare ovviamente un dislike. Scrivete qui sotto cosa ne pensate di questo video. Io vi ringrazio ancora per la visione. Buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video.